Bentrovati amici di Wii Sport con la 18ª giornata del campionato di eccellenza siciliana nel girone A. La Nissa dal comunale di Campofranco ospita l'Enna. Nell'ultimo turno è stata sconfitta di misura contro l'Agragas per i padroni di casa, 0-0 invece per quanto riguarda gli ospiti contro l'Unitas Sciacca. Vediamo le scelte dei rispettivi tecnici. Nissa col 4-3-3, c'è Kebbe in porta, difesa Garofalo, Bisogno, Conti e Santa Maria in mediana, Brace, Vittorio Caronia e Priolo in avanti, Ilario, Reducci e Camarà. Risponde l'Enna con Dolenti, Santonocido, Giuffrida, Tosto Russo, Bello, Diara e Di Dio in mediana. In avanti Angelo Caronia, De Luca e Graziano. Arbitra la partita il signor Amore della sezione di Ragusa, Figuccia di Marsala e Rallo della medesima sezione. Gli assistenti al secondo minuto. Una punizione di Ilario viene allontanata, ancora scodellata in area di rigore la sfera. Prova l'anticipo Reducci su Dolenti, ma il pallone finisce fuori. Al sesto cross dalla destra di Graziano, viene allontanato da Conti sulla sfera. Santonocido cerca la conclusione, fuori di poco il suo tentativo al 19esimo. Calcio di punizione in favore degli ospiti. Sul punto di battuta c'è Di Dio, facile la parata per l'estremo difensore Kebba al 23esimo. Tiro dalla distanza della Nissa affidato a Reducci, ottimo l'intervento in due tempi di Dolenti. Scorriamo fino al 31esimo, c'è un calcio d'angolo dalla sinistra per la Nissa. Sul secondo palo cerca l'intervento Reducci, che però non trova incredibilmente il gol del vantaggio. 34esimo, ancora Reducci, lavora il pallone sulla destra, appoggia per Garofalo, tentativo di prima intenzione interessante ma che termina fuori. 44esimo, sempre Reducci, gran tentativo dalla distanza, clamorosa la traversa della Nissa. Rivediamo qui, rimane impassibile Dolenti e colpisce un legno incredibile il 9 della formazione padrone di casa. Era l'ultimo squillo di un primo tempo frizzante ma ancora fermo sullo 0-0 tra Nissa e Enna. Campofranco fin qui né vinti né vincitori, noi pronti a raccontarvi grazie alle immagini di Salvo Giglia della ripresa. La prima occasione arriva al minuto 48 ed è ancora una volta la Nissa a cercare il vantaggio. L'apertura di Reducci a destra dove c'è Garofalo, si fionda in area di rigore, passa in mezzo a tutti, ancora Garofalo, va alla conclusione sul più bello, però la sfera finisce sull'esterno della rete. Minuto 57, il lancio in profondità per Graziano, l'ex città di Messina controlla e va alla conclusione, il pallone viene controllato da Kebba. Minuto 58, la gran palla di De Luca a servire Di Dio in area di rigore, controlla, calcia violentemente, la risposta superba da parte di Kebba che tiene il risultato fermo sullo 0-0, si salva la Nissa in questo caso. Cambio tra le file bianco scudate, tocca a Priola al posto di Caronia, ma chi si rende pericoloso al 77esimo è Angelo Caronia dell'Enna, che riceve il pallone dalla sinistra e tutto solo in area di rigore, controlla, cerca il tentativo, fuori posizione Kebba ma alta sopra la traversa, la conclusione del calciatore giallo-verde al 90esimo. Camarà scappa sull'out Mancino, mette dentro il pallone per Ilario, l'ultima chance della Nissa che si perde sul fondo. Di lì a poco solo il triplice fischio al comunale di Campofranco, non si fanno male Nissa ed Enna che pareggiano a reti bianche 0-0. Amici di Wii Sport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.